ritrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Già diverse volte nel corso di questa rubrica, nei mesi scorsi, abbiamo affrontato il tema del disagio, della difficoltà, a volte anche della disperazione, di moltissime famiglie, dei risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa che da 3 anni sono in lotta perché non riescono a recuperare, rivendendo le azioni alla banca che a loro tempo avevano acquistato semplicemente come piccolo risparmio nell'ambito anche di un rapporto fiduciario storico con l'istituto. Poi per un concorso e una combinazione di fattori non sono riusciti, quando hanno avuto bisogno e l'esigenza, di rivendere le azioni alla banca. Peraltro nel frattempo il loro prezzo si è anche molto ridotto. E rispetto a questa vicenda che dura già da 3 anni, di recente c'è stato uno sviluppo che molti dei risparmiatori stessi hanno salutato positivamente, in quanto la banca ha predisposto un apposito piano, un capital management, per fare un programma di riacquisto di queste azioni. Ma è tutto risolto? Lo chiediamo a Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia, che assiste e tutela diversi dei risparmiatori coinvolti, comunque è presente su queste tematiche, nei rapporti anche tra la banca e azionisti e a vario titolo altre figure, appunto, che spesso anche in altre vicende sono incappate anche in problemi di o di frode in alcuni casi, o comunque di altro genere, per cui non sono riusciti a difendere, ecco, i loro risparmi quando si tratta di piccoli azionisti, e l'essere azionisti in effetti consiste concretamente semplicemente nell'essere risparmiatori. Vediamo come stanno le cose, appunto, anche perché di recente mi pare che Confconsumatori Sicilia è intervenuta dicendo che stiamo attenti che non tutto è risolto. Perché? Ma diciamo che ci troviamo di fronte al classico caso delle due facce della medaglia. Perché? Noi abbiamo salutato certamente positivamente questa, diciamo, operazione che la banca ha approvata di acquisto, di riacquisto delle proprie azioni. È certamente un passo in avanti e quindi lo salutiamo positivamente. Riteniamo tuttavia che questa operazione lascia irrisolti alcuni problemi e quindi vorremmo capirli. Quali sono? Sostanzialmente ne possiamo indicare 3. La prima è che il piano predisposto dalla banca non garantisce la possibilità, tra virgolette, automatica di riacquisto. Quindi significa che bisogna partecipare sempre al solito meccanismo già in atto. Questo che significa? Questo significa che ci sarà una priorità in base alla prenotazione, quindi a nostro avviso, pur essendoci delle consistenti e non irrilevanti somme a disposizione affinché si possano riacquistare le azioni, il rischio è di una lotta fratricida a chi arriva per primo ad acquistare le azioni. Questa è la prima questione. La seconda questione è sempre collegata alla vendita, perché non viene garantita, pur nella predisposizione, anche nel primo caso questo, di meccanismi di garanzia e di parità fra i risparmiatori, non viene garantita la possibilità di una vendita totale, cioè il risparmiatore non può andare a vendere tutte le azioni, nessuno glielo garantisce. Quindi resteremo sempre, come è avvenuto fino ad oggi, di fronte alle eventuali vendite parziali delle azioni, e quindi anche qui restano aperte le questioni di sempre. Ultima questione, che non è certamente un fatto secondario, è il valore di riacquisto, che è stato fissato in quello di mercato attuale in 14,20 € ad azione. Ora, questo non garantisce l'effettività del danno subito dai risparmiatori, che in moltissimi casi hanno acquistato, nella stragrande totalità dei casi, hanno acquistato per prezzi inferiori. Sappiamo che il prezzo attuale di 14,20 è quello risultante dal frazionamento e bisognerebbe quindi moltiplicarlo per 5, ma anche moltiplicarlo per 5 è un'ulteriore riduzione rispetto anche al momento del frazionamento, perché al momento del frazionamento il valore è 83, oggi si è ulteriormente ridotto, quindi se chi ha acquistato a 117 oggi riacquista
a 14,20, anche se questo costituisce un window, vi rendete conto che si tratta di rilevanti perdite. Quindi questo aspetto resta, diciamo, irrisolto oggi, perché nessuno ha spiegato ai risparmiatori come poter recuperare queste somme, e non può certamente valere quello che è anche previsto nel piano, che dei cosiddetti dividendi straordinari, perché noi riteniamo che anche i dividendi straordinari possano sopperire a queste perdite. Allora, intanto grazie, è stato chiaro ed esauriente, ma così se posso sintetizzare in maniera sommaria per poi affrontare nel merito ciascuno dei punti, i tre motivi sono: uno, non sarà possibile per tutti; due, non sarà possibile per l'intero ammontare delle azioni di coloro che avranno la fortuna, ecco, di rientrare appunto in questo pacchetto, in questo programma; tre, il valore sarà 14,20, cioè un ottavo, mediamente potrebbe essere, rispetto al 117 euro ad azione dell'acquisto risalente appunto ad alcuni anni fa. È così? Sì, diciamo, non è, sul primo aspetto non è previsto per tutti subito, cioè nel senso che appena si aprirà la prima possibilità, chi entra entra, chi non entra resta fuori. E quindi quanti saranno quelli che dice? Rispetto all'ultimo aspetto del valore, diciamo, se noi prendiamo co come riferimento i valori di 113, 117, 116, il 14 significa quasi poco più del 10%, siamo poco più del 10% del valore, quindi molto di più dell'ottavo. Allora, partiamo proprio da quest'ultimo dato, poi magari affronteremo gli altri limiti e le altre criticità. Ma nello spirito del risparmiatore, no? Che appunto non era uno speculatore, non è un azionista, abbiamo visto come nella stragrande maggioranza dei casi sono delle famiglie, dei pensionati, dei risparmiatori che in nome di un rapporto fiduciario antico hanno messo i soldi in banca, sia pure acquistando delle azioni. Ma recuperare nella migliore delle ipotesi, no? Quindi se si rientra e si superano, per quelli che ci riusciranno, i primi due paletti, recuperare appena un ottavo, ma tutto sommato si avvicina più allo zero, cioè, e quindi al totale tradimento della propria aspettativa, che ha prospettive in qualche modo di accettabile, sia pure parziale, riduzione del danno. Qual è il sentire della base in questo momento dei risparmiatori rispetto a questa prospettiva? Perché il divario enorme di valore è tale da azzerare sostanzialmente il senso dell'operazione. Eh sì, diciamo che noi infatti abbiamo chiesto formalmente la convocazione di una riunione con la banca, proprio per capire meglio questo piano, che ci venga spiegato cosa significherà rispetto alle perdite, perché su questo, appunto, come dicevo, non si capisce. Il risparmiatore che accetta questo piano e accetta di riacquistare dovrà rinunciare al risarcimento oppure può attivarlo. Quindi allora noi innanzitutto riteniamo con molta responsabilità, così come abbiamo avuto sin dal primo momento questa posizione di grande responsabilità, vogliamo chiedere alla banca di avere un incontro perché ci vengono spiegati tutti gli aspetti, anche quelli esecutivi, procedurali, come questo piano dovrà essere attuato. Quindi ci auguriamo che questa riunione, questa nostra richiesta possa essere accolta affinché all'interno di una riunione si possa capire. C'è comunque un altro aspetto, infatti, perché noi sin da subito abbiamo intrapreso la strada dei reclami e poi dei ricorsi innanzi all'arbitro delle controversie finanziarie Consob. Abbiamo già ottenuto 5 pronunce favorevoli, altri ricorsi sono pendenti, peraltro abbiamo fatto i reclami. L'orientamento dell'arbitro è abbastanza chiaro ormai, è consolidato, cioè l'arbitro riconosce al risparmiatore il diritto al risarcimento del danno. Cioè cosa dice l'arbitro? Siccome posto prima, diciamo, c'è una violazione da parte della banca, tutta una serie di obblighi informativi e comportamentali. A questo punto dice l'arbitro: poiché le azioni che tu hai acquistato oggi valgono X e tu le hai acquistate a Y, hai subito questo danno. Allora io ti lascio le azioni e ti riconosco il diritto ad avere il risarcimento della differenza.
Questo era il ragionamento. E infatti anche per questo, noi nella stessa lettera con cui abbiamo chiesto l'incontro, abbiamo chiesto anche di attivare una procedura di conciliazione paritetica. Perché? Perché proprio visto che l'orientamento dell'arbitro è questo, che senso ha continuare a farsi le cause, tra virgolette, e invece non trovare una composizione bonaria in una procedura paritetica di conciliazione tra la banca e l'associazione di consumatori del CNCU. Tra l'altro, le proprio conciliazioni paritetiche nell'esperienza delle associazioni del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti hanno dato sempre un esito positivo perché hanno consentito di comporre le controversie fra consumatori e aziende e quindi anche tra consumatori e banche. Basti ricordare i casi Parmalat e Lehman Brothers che hanno consentito attraverso le conciliazioni di evitare tantissime cause. Quindi noi ci auguriamo che questi sono perché l'aspetto risarcitorio a nostro avviso resta permane. Con un'ultima cosa, noi l'abbiamo scritto chiaramente, noi con senso di responsabilità assisteremo chiunque voglia imboccare l'una strada o l'altra. Cioè noi assisteremo sia coloro che vorranno accettare questo piano una volta naturalmente compreso in che cosa consiste, sia coloro che eventualmente vorranno continuare a insistere con l'aspetto risarcitorio. Spiegheremo le ragioni e poi lasceremo a ogni risparmiatore la libertà di scegliere. Da parte nostra è che saremo a fianco sia degli uni che degli altri. Intanto avete percezione, avete sentore anche per qualche interlocuzione svoltasi con i vostri associati, quale sia un po' l'orientamento o anche la prima impressione, no, rispetto all'accettabilità o meno per quanti riusciranno questa possibilità, soprattutto in ragione appunto dell'enorme divario, no, tra il valore delle azioni vendute e ora quello, cioè delle azioni comprate e ora quello delle azioni che appunto la banca dovrebbe riprendere. Ripeto, per ogni 117 euro dati, adesso se ne recuperano 14, come dicevamo, appena un ottavo, c'è cioè il 12%. Che tipo di reazione c'è a questo dato crudo? Ma diciamo che noi abbiamo rappresentato quello che era lo stato d'animo che abbiamo percepito nei risparmiatori, perché appunto in questo momento c'è una posizione di grande incertezza. Le persone vorrebbero capire cosa significa, vorrebbero capire cosa comporta questo. Stiamo ricevendo moltissime proprio telefonate da parte sia di quelli che hanno le questioni, le controversie pendenti, i reclami, ma anche di persone che non si sono mai rivolte a noi, perché la gente vuole capire cosa fare, ma soprattutto cosa significa questo piano, ci cioè, dicono cosa comporta, quali sono le implicazioni. Allora, noi diciamo, certamente perché in questi anni e anche in queste ore abbiamo visto che certamente vi è la preoccupazione dei risparmiatori di tornare in possesso delle somme che hanno investito, però contemporaneamente vi è la percezione da parte dei risparmiatori di capire cosa significa queste opportunità. Quindi ci auguriamo che si possano chiarire in modo che poi con serenità ognuno possa fare le scelte. Io ritengo e ho sempre detto che il primo diritto negato al consumatore è quello all'informazione. Anche nella vendita delle azioni questo diritto è stato negato perché uno dei motivi che porta ad avere gli aspetti risarcitori è l'omissione degli obblighi informativi da parte della banca. Noi ci auguriamo che in questo passaggio si apra una fase nuova in cui l'informazione al consumatore è data realmente e quindi vengano spiegate tutte le implicazioni di questo piano che, ripeto, abbiamo salutato con grande senso di responsabilità positivamente da un lato perché è un passo avanti, ma dobbiamo capire che significa il passo avanti. Senza volerci addentrare in analisi di tecnica finanziaria, ma semplicemente così come dato della realtà che anche le persone comuni possano cogliere, ma come si spiega questa riduzione del prezzo di mercato così da 117 a 14 in questi 3 anni a fronte di un istituto che,
fra quelli a dimensione regionale è il maggiore in Italia. Vanta una strutturale solidità, indici molto positivi, addirittura nel bilancio appena approvato il 30 aprile scorso, peraltro in un'assemblea in presenza dopo tutta la fase del Covid, ha potuto registrare un utile netto di 12 milioni, una gestione operativa finanziaria netta con un risultato di 116 milioni, distribuzione di dividendi. E positivamente ha sempre rinunciato, anche ha sempre rigettato l'etichetta di istituto in crisi. Perché queste azioni da 117 sono passate a 14 in meno di 3 anni? Ma diciamo che ci sono tante variabili, sarebbe troppo lungo tentare di spiegarlo, ma penso che la prima risposta dovrebbe darla la banca. Il dato oggettivo sul quale noi oggi ci troviamo di fronte è certamente la perdita del valore delle azioni. Questo è un dato certo. Poi, come questo è avvenuto, come questo non è avvenuto, purtroppo ancora noi almeno sarà un nostro limite, ma ancora non l'abbiamo capito, vorremmo capirlo. In ogni caso, i risparmiatori hanno perso il valore delle azioni e quindi hanno perso i loro risparmi. Parzialmente, ma certamente l'hanno perso. Voi avete assunto una posizione critica ma anche propositiva di confronto sui 3 punti critici che appunto ha perfettamente spiegato, ma ha analizzato ampiamente quello del valore dell'azione a cui la banca oggi sarebbe appunto disposta a riacquistarla. Sugli altri 2 punti pensate che siano tecnicamente risolvibili i problemi, cioè voglio dire creare le condizioni così per una garanzia di una sorta di parità, insomma, bilanciata o proporzionale, con pari opportunità e parità di accesso tra tutti quelli che vorranno a questa opzione? Ma è questo, infatti per questo dobbiamo, perché diciamo, il criterio di vendita è ormai quello già scelto dalla banca, imposto anche dalle normative, eccetera. Quindi noi dobbiamo capire che c'è una scelta di vendita che è identica a quella che ci sarebbe in condizioni di normalità. E quindi se noi ci rendiamo conto che le modalità di riacquisto da parte della banca sono quelle che avverrebbero in condizioni di normalità, vi rendete conto che appunto, si crea un imbuto quando si tratta delle azioni della banca agricola, perché al momento in cui sarà aperto tutti correranno per vendere affinché la banca riacquisti. Siccome questi meccanismi non si possono modificare, la banca abbiamo visto che ha inserito appunto dei criteri, dei meccanismi per garantire la, diciamo, parità di trattamento tra i risparmiatori. Ora, nonostante ci sia questo sforzo, quindi da parte della banca nel garantire la parità di trattamento tra i risparmiatori, noi siamo convinti che questo non sarà sufficiente, non potrà essere sufficiente, almeno questo è il nostro timore, può darsi che ci sbagliamo. Quindi per questo diciamo vogliamo capire. Allora, è necessario a nostro avviso, vedere se ci sono le condizioni per trovare nel medio, nell'immediato, nel medio, nel lungo tempo, dei meccanismi ulteriormente correttivi che possono consentire quantomeno, perché il problema è se al risparmiatore viene detto partecipa alla gara, chi arriva primo porta a casa. È chiaro che a quel punto il risparmiatore disperato era e disperato resta. Ma se al risparmiatore gli si indica un percorso in cui il problema non è appunto la lotta fratricida a chi arriva prima, ma un percorso che fermo restando a chi arriva prima e riarriva a vendere, c'è spazio per tutti e gli si dice chiaramente che lo spazio è, diciamo, spostato in questo arco temporale, il risparmiatore ragionevolmente potrebbe dire: se mi danno la certezza in X tempo di tornare in possesso del mio denaro, io posso impostarci. Ma siccome in questo momento nessuno garantisce e negli atti, nelle delibere adottate che abbiamo letto, c'è scritto che nessuno garantisce, questi sono i criteri, questi saranno i meccanismi, ma nessuno garantisce. Allora, se nessuno garantisce, ripeto, torniamo alla lotta fratricida che arriva prima.
Al di là del merito delle situazioni concrete che lei ha illustrato e dei limiti, delle parzialità, delle insufficienze, delle criticità, ritiene che questo passaggio della banca sia un cambiamento di percorso e di atteggiamento rispetto anche, stando perfino alle critiche vostre, ma anche delle altre organizzazioni dei consumatori e dei risparmiatori, che in 3 anni sono state pesantemente rivolte alla banca in termini anche di chiusura al dialogo, di chiusura al confronto, di respingimento unilaterale delle richieste, delle obiezioni, oltre ovviamente poi alle accuse di scarsa trasparenza e di mancata informazione, peraltro accertata anche dall'arbitro delle controversie finanziarie. È un cambiamento di passo reale, al di là poi del merito accettabile o meno? Sì, certamente è un importantissimo passo in avanti di cui noi diamo atto alla banca. Cioè, attenzione, le nostre perplessità sono forti, ma è un significativo passo avanti di cui diamo atto alla banca, perché comprendiamo lo sforzo, comprendiamo le somme che sono state destinate a questa finalità, che non sono irrisorie. Quindi c'è un'inversione di tendenza, l'abbiamo salutata e la salutiamo positivamente, quindi per questo noi ci auguriamo che possa essere l'occasione per un cambio di passo, per un rapporto, diciamo, rendiamoci conto che poi nel momento in cui la banca renderà soddisfatti i propri risparmiatori, fidelizzerà i propri clienti, i propri risparmiatori. Quindi penso che sia proprio l'obiettivo della banca questo, no? Noi come associazione dei consumatori possiamo tutelare i risparmiatori per cercare di fare questa battaglia per rientrare in possesso dei propri risparmi. La banca riacquisisce un rapporto di fiducia con lei. Allora, visto che c'è questo importante passo in avanti da parte della banca, noi riteniamo che possa essere questo un terreno utile, fertile, affinché si possa dialogare, affinché si possa capire tutto quello che ancora si può fare fuori dal risparmiatore, pur nella dialettica delle posizioni che noi abbiamo esposto, che dicevo. Quindi un passo avanti, lo salutiamo positivamente, però deve essere, a nostro avviso, è l'inizio di un percorso. Ripeto, le somme messe a disposizione non sono irrisorie. Il piano non è una cosa così formale. Quindi, però ci sono questioni che ancora restano aperte, quindi dobbiamo, diciamo, approfondirle e chiarirle affinché i risparmiatori possano fare delle scelte consapevoli. Quali sono queste somme messe a disposizione per la realizzazione di questo programma? Ma sono stati destinati 30 milioni, 15 più 15, e poi c'è un'ulteriore somma per quanto riguarda i dividendi, eccetera. Quindi si tratta certamente di somme non irrisorie che la banca ha messo a disposizione per i risparmiatori. Quindi, certo, però nonostante questa rilevanza, per questo diciamo, no, cioè il nostro timore è che non siano comunque sufficienti, quindi, per quello che è il numero dei risparmiatori. Però appunto è un passo significativo in avanti. La distanza che abbiamo ipotizzato poc'anzi, sulla base ovviamente di dati concreti che riguardano sicuramente la gran parte dei risparmiatori, cioè tra il valore di 117 euro per ogni azione allora acquistata dai risparmiatori e i 14,20 euro a cui oggi la banca la riacquisterebbe, riguardano appunto quale percentuale della platea di questi risparmiatori che si sentono vittime perché non sono riusciti a recuperare i loro risparmi? Ma è una percentuale, diciamo, riguarda tutti, diciamo, quindi poi naturalmente c'è chi ha acquistato a prezzo anche inferiore, eccetera, però l'importante, cioè questa è una questione che riguarda tutti gli azionisti. Oggi l'azionista, qualsiasi sia stato il prezzo di acquisto originario, oggi si ritrova con queste azioni che hanno questo valore, frazionate, ripeto, che hanno diciamo, noi dobbiamo tenere conto che c'è stato un frazionamento, però anche moltiplicando, come dicevo prima, moltiplicando 14,20 per 5 non si arriva ai valori. Poi naturalmente, come in tutte le controversie fra risparmiatori e banche, poi bisogna capire che c'è la singola, il singolo caso,
Cioè, ogni posizione di risparmiatore è diversa dall'altro. Quindi noi dobbiamo capire che ogni risparmiatore ha una posizione personale, una posizione di investimento, una posizione di tutta una serie di variabili che riguardano la persona, che sono diverse. Quindi la valutazione bisogna farla poi caso per caso, risparmiatore per risparmiatore. Non si può, non è possibile, affrontare la questione generalmente per tutti. Il dato oggettivo e certo è comunque quello che l'importo di ciascuno di acquisto è l'importo attuale di valore. Poi ci sono una serie di variabili che naturalmente riguardano, e quindi anche da questo punto di vista sarà importante questo percorso, a nostro avviso, di dialogo con la banca, perché consentirà di entrare nel merito di ciascun risparmiatore. Noi non vogliamo assumere una posizione rivendicazionistica, generica, astratta, eccetera. Noi vogliamo, nella concretezza della singola questione, della singola pratica del singolo risparmiatore, entrare nel merito e capire come questo risparmiatore può tornare in possesso delle somme che ha investito a suo tempo. E quindi, come dato generale, sempre in modo semplificato, con questi 40 milioni di euro messi a disposizione, la banca andrebbe a riacquistare le azioni che ha i risparmiatori vendette per oltre 300 milioni. E questi sono i dati sono questi, diciamo, quindi non possiamo non tener conto di questo dato. E quindi siamo sempre, si va a bilanciare, adesso si va a bilanciare l'aspetto che dicevo prima, no? Cioè, diciamo, la differenza tra. Poi attenzione, nulla esclude che ci possono essere appunto in futuro altre opportunità, però non, oggi non. Questo, il dato è questo oggi. E poc'anzi faceva riferimento alle decisioni tutte positive, convergenti e corrispondenti dell'arbitro delle controversie finanziarie, quindi c'è una, come dire, giurisprudenza in questa sede abbastanza costante, che ovviamente quando va in porto e si traduce anche in fatti concreti, non so se attraverso un'eventuale azione dinanzi al Tribunale Civile oppure in altra forma, ovviamente risarcisce e ristora molto di più i risparmiatori che si sentono vittime, no? Ma no, diciamo, noi abbiamo scelto di imboccare la strada dell'arbitro per le controversie finanziarie. Lo abbiamo dichiarato sin dal primo momento che avremmo imboccato questa strada. Diciamo che il tribunale non riconosce di più, lì c'è un problema più ampio perché il tribunale magari dichiara la risoluzione, quindi restituzione delle azioni. E risarcimento totale, eccetera. Noi abbiamo l'arbitro invece ha scelto quest'altro orientamento. Noi avevamo chiesto e chiediamo sempre la risoluzione per inadempimento, che su questa materia dell'intermediazione finanziaria è il punto, diciamo, cardine consolidato dalla Cassazione. Però l'orientamento dell'arbitro è rimasto questo, ma devo dire che è un orientamento che l'arbitro ha non soltanto con riferimento alle azioni della Banca Agricola Popolare di Ragusa, ma riguarda qualsiasi tipo di strumento finanziario. L'arbitro parte da questo presupposto, il valore, ormai ha imboccato questo orientamento, quindi l'aspetto risarcitorio al risparmiatore restano i titoli. Gli spetta il risarcimento. Noi potremmo in futuro decidere di imboccare la strada del tribunale, qualora per esempio non ci fossero gli adempimenti, però per adesso riteniamo che questa strada che abbiamo imboccato sin dall'inizio sia quella che ancora consigliamo di percorrere al risparmiatore. Fermo restando che se ci sarà qualcuno che ci dirà che vuole intraprendere un giudizio davanti al tribunale, certamente non avremo difficoltà a intraprendere anche i giudizi davanti al tribunale.
Le voglio sottoporre un dato che in parte ci richiama a quanto detto poc'anzi a proposito dell'approvazione del bilancio recente, il 30 aprile scorso, dell'Assemblea dei Soci, 2.000 presenti o rappresentati, e l'approvazione di questo bilancio in un passaggio che è stato anche enfatizzato dal board, dalla governance della banca come fattore positivo di altissima crescita anche percentuale rispetto agli anni scorsi. Peraltro con il lancio anche di una grande operazione che è stata definita di ingegneria finanziaria con consulenze da Rothschild, da Baird & Birden, quindi i colossi, no, della finanza globale. Ma la Banca Agricola Popolare di Ragusa è una banca regionale, per quanto fra le più grandi tra quelle regionali. Voi, con la vostra esperienza di consumatore nei rapporti con le banche, come vede, che percezione ha, no, di questo trend, no, di questa propensione ad agire anche con gli strumenti propri, ecco, della finanza globale? E però l'essere ancora la banca sul rapporto fiduciario, familiare, storico delle famiglie, delle dinastie. La Banca Agricola Popolare di Ragusa, che ha 133 anni di storia, sia pure nella prima fase con un diverso nome, poi ci fu una fusione, per 116 di questi 133 anni, cioè dal 1902 al 2018, ha avuto come figura di vertice tre sole persone. Quindi in 116 anni, tre sole persone. Tutte dello stesso cognome, Luigi Cartia, Giambattista Cartia, Giovanni Cartia, che si sono avvicendate assicurando la carica di vertice della banca in 116 anni. O è un fenomeno di longevità incredibile, o è questo più evidentemente un sistema totalmente chiuso. Come fa adesso a navigare in mare aperto con gli strumenti della finanza globale e come dire, a mantenere questa pretesa di affidabilità quasi fiduciaria? Ma diciamo, questo potrebbe anche essere un segnale positivo. La banca ha capito che viviamo in una realtà diversa dal punto di vista normativo, ma questo già dal punto di vista normativo, diciamo, l'ha capito tra virgolette perché si è dovuta adeguare già da tempo. È una realtà economica che è totalmente cambiata. Quindi io dico che da un certo punto di vista, nel momento in cui la banca acquisisce un approccio diverso, può essere, a mio avviso, un fatto innovativo e importante. Non guardiamolo come un fatto negativo, perché significa che vuole stare al passo con i tempi. Non dimentichiamo che tante banche popolari, diciamo, non hanno, diciamo, hanno fatto una brutta fine, per dirla in maniera brutale. La Banca Popolare di Ragusa non ha fatto questa fine. Quindi significa che vi è la consapevolezza di essere presenti nel mercato, di sfidare il mercato, e questo oggi è possibile soltanto se metti in atto un progetto innovativo, se ti rendi conto che devi stare al passo con i tempi. Tutti siamo legati alla vecchia tradizione della vecchia banca dove c'era appunto. Ecco, questo significa che poi naturalmente questo deve accompagnarsi anche a una fidelizzazione dei propri clienti, dei propri risparmiatori. Però, ripeto, un'innovazione deve essere salutata positivamente. Per me, dico, non conosco i dettagli di tutte queste operazioni di rilancio, chiamiamolo così, di rilancio della banca, quindi non sono in grado di, ma però per quello che ho letto e da osservatore esterno come associazione di consumatori, mi permetto di dire che una banca che sostanzialmente si è rimessa in discussione. Ecco, questo è un dato importante. Attenzione, dobbiamo capire che se la banca va bene, ne beneficeranno sempre i risparmiatori. Quindi noi non dobbiamo giocare ad affossare le banche, dobbiamo giocare, dobbiamo reclamare i diritti quando vengono violati. Però, quindi, se la banca ha accettato questa sfida con se stessa innanzitutto, di mettersi in discussione e quindi di porre mano a un progetto di rilancio adeguato ai tempi, capendo che i tempi chiedono una competitività che non è più quella di una volta. Questo è un fatto positivo. Che poi questo significhi contemporaneamente riconoscimento dei diritti dei risparmiatori, ci auguriamo di poterlo dire chiaramente fra qualche tempo. Bene, da questo punto di vista,
così chiudiamo anche la vicenda e poi concludiamo. C'è nel prospetto generale delle azioni che sono state in parte promosse, in parte sono un po' capitate per via di denunce, eccetera, c'è anche un procedimento penale pendente con l'ipotesi di ostacolo alle autorità di vigilanza da parte del direttore generale della banca, Saverio Contidella. Nell'interesse dei consumatori, dei risparmiatori che aspettano in qualche modo di recuperare i soldi, questo fronte penale potrà avere un significato positivo oppure è del tutto ininfluente a suo avviso? Ma io non entro nel merito di una scelta che non è nostra, che noi abbiamo dichiarato sin dall'inizio di non voler imboccare la strada della denuncia penale, non perché non vogliamo aprire questo discorso, ma che riteniamo, così come abbiamo sempre ritenuto, che i diritti dei risparmiatori potevano essere tutelati su questo piano civilistico. Se altri hanno scelto questa strada che va avanti, eccetera, poi si valuterà se vi sono eventuali profili da questo punto di vista. Però noi riteniamo che la prima tutela da dare al risparmiatore è questa sul piano civilistico. Quindi poi rispettiamo le scelte di chiunque, ma quando le persone ci chiedevano, noi abbiamo detto che la nostra strategia è stata sempre questa qua di non, perché a noi interessa portare a casa i risarcimenti per i risparmiatori nel miglior modo possibile e quindi anche in una maniera che è possibile perseguire tramite gli aspetti risarcitori che noi abbiamo invocato dell'arbitro Consob oppure dei tribunali, però diciamo mantenendo tutta la questione all'interno della normativa del testo unico sull'intermediazione finanziaria del codice civile e quindi su questo rispettiamo le opinioni altrui, non sono state le nostre scelte. Bene, in conclusione, le organizzazioni rappresentative dei consumatori negli ultimi decenni hanno avuto una grande affermazione, l'affermazione del proprio ruolo, via via appunto che sono nate anche da un impulso, come dire, di giustizia anche sociale rispetto ad un atto, ecco, il consumo che ovviamente investe la vita di tutti e investe tanti momenti della vita di tutti e quindi soprattutto ovviamente dei soggetti più deboli e indifesi. Da un decennio a questa parte è sul tavolo con grande evidenza il problema del rapporto dei consumatori, in questo caso di prodotti bancari o finanziari e quindi con le banche, e quindi la vicenda dei crack, dei fallimenti, ovviamente hanno anche dato molto lavoro a voi. Oggi, nel 2022, qual è un po' la domanda prevalente di servizio, di assistenza da parte dei consumatori rispetto alle organizzazioni che li rappresentano? Ma io diciamo, assisto i risparmiatori sin dal crack Parmalat del 2003, quindi ho avuto modo di seguire in tutti questi anni tutte le cose. Dico sempre che rimane il giudizio che ho dato quando diciamo, si è chiusa la fase appunto Parmalat. Allora c'era anche Cirio, Argentina, quegli anni. Io ho capito una cosa in quegli anni e questa è quella che ribadisco oggi sulla base dell'esperienza anche attuale. Certamente ci possono essere dei grandi casi, dei grandi crack come questi qua, i Parmalat, cioè, che quindi riguardano una molteplicità di risparmiatori. Però la possibilità per il risparmiatore di avere venduto dei prodotti non coerenti con il suo profilo, con i prodotti che gli fanno perdere i propri risparmi, non è collegata soltanto ai grandi casi, ai grandi crack. È sempre, mi permetto di dire, in agguato nel momento stesso in cui si vende un singolo strumento finanziario. Quindi il consiglio che io do al risparmiatore è quello di prestare la massima attenzione sempre. Perché per perdere risparmi non è necessario il grande crack, per perdere risparmi non è necessario un'operazione generalizzata di una banca che perde il valore dei propri titoli. Per perdere risparmi bastano anche delle singole vendite, quindi il momento cruciale è quello della vendita.
Il risparmiatore molte volte può essere indotto a fare degli acquisti perché magari pensa di poter avere qualche pochettino di risparmio di dividendo in più. Ecco, la regola è sempre quella: massimo rendimento, massimo rischio, minimo rendimento, minimo rischio. Ora, ognuno oggi si parla di diversificazione, si parla che appunto, i risparmi devono essere, anche le somme investite devono essere diversificate. Quindi, attenzione, il consiglio è questo: non pensate che i soldi, sì, il risparmiatore non deve pensare che i risparmi li perde se non acquista determinati. I risparmi si possono perdere in qualsiasi acquisto. Quindi massima prudenza e il momento dell'acquisto è quello, diciamo, cruciale. Dall'altra parte dovreste avere un consulente che vi consiglia come, diciamo, investire meglio i vostri risparmi. Nella stragrande maggioranza questo accade, però in moltissimi casi l'esperienza ci ha dimostrato che questa, diciamo, assistenza, questa consulenza, per come dice la norma, per assistere meglio il cliente e affinché il cliente faccia scelte di investimento consapevoli, questo molte volte non è accaduto. In 30 secondi può dare una risposta a un'ultima, veramente ultima domanda. Dopo l'esperienza dei grandi fallimenti, dei grandi crack, mi riferisco a quelli che ovviamente hanno anche avuto maggiore impatto sulla realtà italiana, da Popolare Vicenza, Etruria, Chieti, Ferrara e gli altri, possiamo avere più fiducia nella consapevolezza e nella maggiore attenzione dei risparmiatori, nelle loro scelte più caute, nella loro pretesa di informazioni e trasparenza, o nell'atteggiamento volontario delle banche che dopo il ciclone che le ha investite, magari ovviamente sono meno disponibili ad una certa spregiudicatezza che abbiamo conosciuto benissimo in quelle vicende? Ma io quello che dicevo, la fregatura, il prodotto spazzatura è sempre dietro l'angolo. Quindi il consumatore ha certamente in questi anni acquisito una maggiore consapevolezza, ma non è mai sufficiente. La formazione, l'educazione finanziaria ancora non è a livelli così alti da poter garantire una possibilità di scelta che evita rischi. Quindi attenzione, massima attenzione perché diciamo, gli strumenti finanziari sono qualcosa di bello, che consente di avere dei dividendi, ma è qualcosa di fortemente rischioso. Quindi massima attenzione perché non è finito nulla. Purtroppo. Grazie a Carmelo Calì, avvocato, presidente di Conf Consumatori Sicilia, il quale ci ha illustrato la propria posizione rispetto a questo piano di riacquisto delle azioni da parte di Banca Agricola Popolare di Ragusa e la vicenda che per 3 anni ha visto un grande disagio e anche una battaglia di migliaia e migliaia di persone, azionisti della banca, ma che acquistarono le azioni solo come momento di risparmio, appunto conferendo i loro risparmi ad una banca di cui avevano grande fiducia, ma non sono riusciti a recuperare queste somme che nel frattempo hanno visto anche disperdersi in gran parte per la caduta del valore delle azioni, tant'è che questo piano di riacquisto della banca, in effetti, per coloro che dovessero avere la fortuna di rientrarvi e nei limiti che ci saranno, li ripagherebbe di appena un ottavo, mentre 7 ottavi andrebbero perduti. Questo è il quadro. Grazie a Conf Consumatori Sicilia, grazie a Carmelo Calì e grazie a quanti ci hanno seguito. Prossimo appuntamento, come sempre, Grazie con fatti e opinioni.